TG12, ben trovati, edizione di lunedì 25 novembre. Buon inizio di settimana a tutti voi. Andiamo a sentire subito i principali titoli della giornata. Allerta meteo per le piogge incessanti che hanno creato numerosi disagi. Allagato il parcheggio di un supermercato a Predanie ed è evacuata la primaria di Caniga. Disagi anche nelle strade cittadine. Ricorre oggi la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Anche il comune di Sassari, insieme al centro Aurora, celebra il 25 novembre con dibattiti e attività di sensibilizzazione. Il duo comico sassarese Pino di Anticorpi conquista la Russia con il suo secondo lavoro cinematografico, vincendo il prestigioso premio per il pubblico al Russia Italia Film Festival. Queste dunque le principali notizie di questa edizione, lo avete sentito, partiamo dalla pagina dedicata al maltempo. Le piogge incessanti delle ultime ore hanno allagato strade, scuole e supermercati. Uno di questi a Predanieda ha dovuto chiudere al pubblico a causa dell'esondazione del rio Calamasciu che ha allagato l'intero parcheggio. La primaria di Caniga è stata evacuata in via precauzionale, fortunatamente l'acqua ha invaso solo il cortile risparmiando le aule. Disagi anche per gli automobilisti in città. Sentiamo la cronaca. Non si placa il maltempo che nelle ultime 24 ore ha creato disagi in alcune zone della città. L'esondazione del rio Calamasciu, che è quasi come un appuntamento annuale, ha allagato il parcheggio dell'Eurospina Predanieda, che questa mattina è aperto regolarmente al pubblico, ma quando l'acqua, a causa delle incessanti piogge delle ultime ore, ha improvvisamente allagato l'intero piazzale, ha dovuto chiudere. Sul posto sono intervenuti i mezzi della protezione civile e la polizia locale, che ha dovuto defluire il traffico. Disagi per il supermercato, che ogni volta che i temporali si fanno più violenti, è costretto a chiudere al pubblico e a fare i conti con l'acqua che crea danni all'interno del punto vendita. Disagi anche per Maurice, che pur non avendo i locali coinvolti dall'acqua, si trova a fare i conti con il calo di afflusso a causa dell'inaccessibilità del parcheggio ai clienti. Anche a Caniga il maltempo ha portato all'evacuazione della scuola primaria. Studenti e insegnanti sono stati costretti ad abbandonare l'edificio in via precauzionale perché l'acqua ha infatti invaso il cortile antistante la scuola. Nella zona di Piandanna è franato un costone facendo cadere sulla strada grossi massi che hanno invaso la carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale e la protezione civile. Anche sulle strade cittadine gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con allagamenti e danni causati dall'acqua. In via Pascoli un Alfa Romeo 147 si è incastrata con una ruota anteriore dentro un tombino che a causa delle piogge ha ceduto. Intanto la protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di allerta codice giallo per rischio idrogeologico a partire dalle 12 e fino alla mezzanotte di oggi in tutto il Logudoro. E a proposito di maltempo, di danni e disagi, una ultima ora. Qualche minuto fa è caduto un abete in via Fancello a Sassari, alto più di 10 metri. La strada è stata bloccata ad opera dei vigili del fuoco e degli uomini della polizia locale. Per fortuna, in quel momento non transitavano pedoni e automobili. Cambiamo pagina. Oggi è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Un 25 novembre tutto al femminile, organizzato dal comune per ribellarsi alla violenza di genere. Stamattina a Palazzo Ducale, una conferenza stampa di presentazione delle attività volte a sensibilizzare su questo tema. Nel pomeriggio al civico il dibattito Non solo un giorno. Ce ne parla Emanuele Floris. Una giornata contro la violenza sulle donne che deve durare tutto l'anno. Questo è il proposito dell'amministrazione comunale espresso stamattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Ducale. In programma, infatti, nei prossimi mesi una serie di attività volte a sensibilizzare sulla violenza di genere, di cui si avrà un assaggio già da stasera alle 18 a Palazzo di Città, con il dibattito Non solo un giorno. A presentare il progetto il presidente del Consiglio Comunale Maurilio Murru, l'assessore alle pari opportunità Rosana Arru e l'assessore ai servizi sociali Antonio Sassu. Giovanna Piana, coordinatrice della Casa Rifugio Aurora, che accoglie dal 2000 le donne vittime di violenza e i loro figli minori, ha testimoniato dell'impegno costante per far fronte a un fenomeno in espansione. Una dedizione distribuita anche all'esterno, con interventi pubblici o nelle scuole, dove la strada da percorrere per abbattere gli stereotipi di genere è ancora lunga. L'assessore Sassu ha sottolineato che gli uffici del comune saranno coinvolti tutti i giorni, in sinergia con l'assessore Arru, per intervenire in modo concreto a favore delle donne. Proprio quest'ultima si è soffermata sull'importanza di sostenere le perseguitate, che spesso si astengono dal denunciare per paura di essere condannate piuttosto che protette. Le violenze, ha avvertito la Piana in conclusione, hanno tante facce, sessuale, economica, psicologica, e bisogna arginarle formando nuovi operatori e rinsaldando i protocolli tra le istituzioni.
E cambiamo pagina, qualche cambio di sede a causa della pioggia per la 14ª edizione di Prendas de Ittiri, ma il pubblico ha comunque apprezzato le eccellenze enogastronomiche e le numerose iniziative culturali per tutto il weekend. Sandra Sanna. Nonostante la pioggia battente che ha costretto gli organizzatori di Prendas de Ittiri a cambiare leggermente il programma, per tutto il fine settimana i visitatori sono arrivati numerosi e hanno apprezzato la 14ª edizione con le sue eccellenze enogastronomiche, le mostre d'arte, i laboratori e i 35 punti di ristoro ospitate dai Domo in Domo. Numerose le mostre lungo il percorso espositivo che ha coinvolto tutto il paese da venerdì a sabato. Tra le iniziative che hanno riscosso maggior successo, l'esposizione del Museo Fadda con oltre 130 apparecchi radio dal 1933 agli anni 80, tutti funzionanti. Numerosi gli eventi artistici, sportivi e culturali, tra i progetti Ottobre in Poesia nella Chiesa della Madonna del Carmelo, poeti e musicisti presentati da Carlo Valle, l'applauditissimo spettacolo teatrale La vera storia degli elementi, terra, aria, acqua e fuoco, una storia d'amore con Leonardo Omar Onida e Beppe Dettori. Devo constatare che nonostante il brutto tempo, insomma, oggi che è l'ultimo giorno, ci aspettano numerosi visitatori e sono convinto che apprezzeranno in modo particolare quella che è la ricchezza delle produzioni del nostro territorio, che collocano Ittiri oggi davvero un ruolo centrale in tutta la Sardegna per le produzioni di qualità. Questo è sicuramente un elemento importante che parte dalla valorizzazione del nostro passato, ma che si proietta nel futuro e che dà l'auspicio di una intrapresa che possa portare un benessere diffuso e quindi richiesta alla nostra comunità. Ed ora il cinema, grande successo al Russia Italia Film Festival per la seconda pellicola di Pino e gli anticorpi, Come se non ci fosse un domani, che vince il prestigioso premio del pubblico. Vediamo il servizio. Il secondo film del duo comico Pino e gli anticorpi, Come se non ci fosse un domani, ha vinto il prestigioso premio del pubblico alla 6ª edizione del Russia Italia Film Festival. Il RIF, definito tra gli eventi dedicati al cinema italiani più importanti a livello internazionale, è sostenuto dall'Ambasciata d'Italia in Russia, l'Istituto Luce Cinecittà, l'Agenzia AICE, l'Istituto Italiano di Cultura, l'Agenzia per il Turismo ENIT, il programma PRIA del Consolato d'Italia e dalla Camera di Commercio Italo-Russa. La pellicola diretta da Igor Bidau, scritta dai fratelli Manca e lo sceneggiatore Nicola Alvau, ha convinto e appassionato il pubblico russo durante la proiezione avvenuta nella penultima giornata del festival, che si è concluso ieri a Mosca. Una consacrazione made in Russia, quindi, per il lavoro prodotto dalla Babu Doyu Corporation, associazione con Firenze Produzioni Cinematografiche, con il sostegno della Sardegna Film Commission, che ha letteralmente sbaragliato gli altri film di grande qualità in concorso. Risate a crepapelle e momenti di riflessione per il numeroso pubblico russo in sala, per una comicità senza più confini. Come se non ci fosse un domani ha vinto così il premio più importante per chi, come Michele e Stefano Manca, vive e non smette mai di creare per il proprio pubblico. Sempre a Mosca in questi giorni, il Bianco di Babu Doyu sarà proiettato nel corso di un evento dedicato esclusivamente alla cultura enogastronomica ed agroalimentare italiana. Ed ora la musica. A dicembre si riparte con i doppi concerti di 2B in Jazz a Palazzo di Città, evento organizzato dall'Orchestra Jazz della Sardegna. Vediamo il servizio. Ritorno a 2B in Jazz, i concerti aperitivo, uno degli appuntamenti più attesi e seguiti del Natale sassarese, che giunge quest'anno alla 19ª edizione. La manifestazione organizzata dall'associazione Blue Note Orchestra e realizzata con il contributo dell'assessorato alla cultura del Comune di Sassari, della Regione Sardegna, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Fondazione Sardegna, rinnova l'appuntamento con gli appassionati di jazz dal 1 al 22 dicembre. Doppio concerto il 1, l'8, il 15 e il 22 alle ore 11 e alle ore 18 al Palazzo di Città. I progetti sono stati selezionati dalla direzione artistica a cui fa capo l'Orchestra Jazz della Sardegna. Partiamo il 1 dicembre con il progetto Blues on Bach di Michele Corcella, con l'ospite eccezione Enrico Pierannunzi, naturalmente l'Orchestra Jazz della Sardegna che è la principale protagonista. Il secondo appuntamento è l'8 dicembre con Cum Grano Salis, si tratta di brani di Antonello Salis che sarà appunto il protagonista alla fisarmonica e al pianoforte per gli arrangiamenti di Riccardo Fassi. Il 15 dicembre il titolo Moon Maiden, il progetto appunto di Mario Raia con un ospite, una cantante Federica Santoro, e il 22 dicembre Natale in Swing con l'Orchestra Jazz Laboratorio
è ospite la Polifonica Santa Cecilia. Il 28 presso il Teatro Comunale di Sassari alle ore 20:30, tributo ad Al Jarreau, arrangiamenti di Pino Iodice con ospite d'eccezione Mario Biondi. Replichiamo il 29 al Teatro Massimo di Cagliari. È uno stile inconfondibile quello del pittore e maestro d'arte Enzo Tanda, che in questi giorni espone al Centro di Arte e Cultura Biasi. La personale resterà aperta fino al 30 novembre e sarà visitabile tutti i giorni dalle 18 alle 20. Ce ne parla Marco Sanna. Fino al 30 novembre è possibile visitare al Centro di Arte e Cultura Biasi in Piazza d'Armi 10 la mostra di quadri del pittore professionista Enzo Tanda, un artista ormai assai noto anche alla critica d'arte per l'originalità delle sue tecniche, con esiti pittorici inconfondibili e di immediata presa sullo spettatore, per le esplosioni di colore e il dinamismo delle figure. I contorni si perdono nella distribuzione continua di macchie e punteggiature decise di colore, le linee scompaiono, anche quelle prospettiche, soggetti e sfondi non sono collocati in piani gerarchici, eppure la tridimensionalità è prorompente, con la sensazione per lo spettatore di poter penetrare la pittura e abitarci dentro. Beh, in realtà si tratta di smembrare il soggetto per suddividerlo negli spazi del campo visivo. Quasi tutti i soggetti richiamano una situazione di luce, di allegria, di colori, di gioia da parte dello spettatore e anche da parte mia. Fanno uscire alcune cose dai soliti schemi, in maniera che uno possa vederci anche delle cose che non ci sono. Gianni Fiora, pittore e critico d'arte, oltre che presidente del Centro Biasi, ha fatto notare il senso della misura dell'equilibrio che le opere trasfondono, segno inequivocabile di una maturità pienamente raggiunta nell'arte di Enzo Tanda, che espone in questo periodo anche al Caffè Usai in Via Paoli. Finisce qua questa prima parte del nostro telegiornale, ora ci fermiamo un istante per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva, parleremo di basket e di calcio. Restate con noi. Nuova Capolino, ama la tua casa. Vieni a visitarci su www.nuovacapolino.it. Torniamo in studio con la pagina sportiva, partiamo dal basket con la Dinamo, la squadra sassarese cede solo nell'ultima frazione contro i Meneghini. Pier Bilan, fenomeno in attacco ma non basta, rivincita parziale per la squadra di Messina dopo il 0-3 degli ultimi playoff, c'è tempo anche per una provocazione ai danni di Pozzecco. Vediamo il servizio. La spunta Milano, ma la Dinamo c'è. Il big match della decima giornata si è concluso ieri al Mediolanum Forum con la vittoria dell'Olimpia per 90-78, parzialissima riparazione della batosta ricevuta nei playoff. Il quintetto meneghino prova subito a sfondare nel primo quarto. Il banco rimane agganciato grazie a un buon 66% su azione, bilanciato in negativo da ben 7 palle perse. Accelerata milanese a fine secondo quarto col trio Rodriguez, Nedovic, Mac, che prosegue anche dopo l'intervallo. 12-0 la striscia utile a cui risponde la rimonta bianco-blu. Spissu, Pierre e Bilan infilano i padroni di casa a ripetizione. 4 minuti a secco per le scarpette rosse, 59-62 a un quarto dal termine. Al ritorno sale però in cattedra Nedovic, si fa buio per gli ospiti. Nemmeno l'ex Gerrers e l'incontenibile Pierre raddrizzano un ultimo quarto infuocato dell'Armani, che chiude sulla sirena con il sesto successo in campionato, confermando la risalita che la porta ad appaiare proprio i sardi al terzo posto. In casa Dinamo Pozzecco non fa drammi. A me interessa vedere la mia squadra crescere. Scudetto, siamo tra quelle che possono vincerlo, ha dichiarato il coach sorvolando sul gesto di Nedovic a fine match. Il serbo ha mostrato i muscoli proprio all'indirizzo del tecnico, che di quell'esultanza ha fatto un marchio di fabbrica. Gioia in eccesso o provocazione per vecchi ruggini? Alla prossima puntata.
Ed ora il calcio, i punti e San Marco, due squadre in zona play-out portano a casa un pareggio che non accontenta nessuno. Qualcosa da recriminare per il San Marco sul punteggio finale, confortevole il coraggio dei ragazzi di casa che con Altea hanno salvato i punti da una lunga serie di sconfitte. Vediamo il servizio. Pareggio per i Lipunti, reduce da 5 sconfitte consecutive, grazie al solito Altea che ha salvato una partita che sembrava ormai compromessa. Il Lipunti si è presentato senza Usai e Cosso, primi 20 minuti noiosi con due squadre contratte entrambe sulla difensiva. Il San Marco veniva gestito in difesa da un ottimo Porcu, soprattutto davanti alle incursioni dell'ex Brescia Marcelin. La prima vera azione da gol giungeva alla mezz'ora, sul calcio d'angolo calciato da Mancosu, Porcu, lasciato completamente libero, sfiorava con un colpo di testa il palo della porta di Cherchi. Il gol nasce da un errore di Luiu che appoggia il pallone di testa verso il proprio portiere senza accorgersi che Mancuso era a pochi metri dalla porta pronto a trafiggere l'incolpevole Cherchi. Al 12esimo altra tegola per i padroni di casa che rimanevano in 10 per l'espulsione di Mastino per reazione ad un fallo subito, ma paradossalmente da quel momento la squadra di Mister Salis ha buttato via tutte le titubanze cambiando totalmente ritmo. Al 20esimo, su lancio di Luiu, Del Rio calciava a colpo sicuro ma Carboni respingeva con un grande intervento. Dopo le prodezze di Cherchi, che ha salvato la porta da due azioni di Marcelin, Federico Altea si involava sulla sinistra, saltava Porcu ed infilava con un bel tiro in diagonale il portiere del San Marco. Un pareggio giusto che non accontenta le due squadre in zona play-out. Il San Marco ha sicuramente da recriminare, ma il Lipunti, come ha dichiarato Mister Salis a fine partita, deve essere sicuramente soddisfatto dalla reazione di una squadra tra le più giovani di questo campionato. E con questa notizia si chiude qua questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, io mi fermo qui. Vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro sito canale12.it e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram, YouTube e Twitter per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. A me non resta che ringraziarvi per averci seguito, auguro a tutti voi un felice proseguimento di giornata. Arrivederci.